Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi in questo video insieme andremo ad applicare le ciglia finte a ciuffetti. Premetto che io non sono, come ben sapete, una makeup artist professionista, quindi non è questo il mio lavoro. Quindi quello che vi faccio vedere è appunto la mia tecnica dovuta alla mia esperienza, quindi a quello che è la mia manualità che ho acquisito durante questi anni, per cui non è la tecnica scolastica, se così si può dire. Se vi siete persi invece l'applicazione per quanto riguarda le ciglia finte a nastro, quindi le classiche ciglia finte, vi lascio qui in alto nelle schede il video dedicato. Allora, come ciglia finte io andrò a utilizzare queste della Perfect Silk Lashes, queste qui, e praticamente le possiedo in tre lunghezze: le short, le medium e le long, quindi tre misure diverse. Allora, di base avere tre misure diverse vi permette di avere un effetto più naturale, perché naturalmente, diciamo, le nostre ciglia sono più corte, medie e lunghe, non hanno la stessa lunghezza. Se non le trovate non è un problema, fate tutto con quelle corte o tutto con quelle medie, perché tutto con quelle lunghe avrete un effetto un po' finto. Per quanto riguarda le ciglia a ciuffetti, ci sono anche quelle di Essence che sono molto buone, e all'interno di una confezione trovate tutte e tre le misure, quindi con un costo ridotto riuscite a ottenere un effetto molto naturale. Per quanto riguarda la colla, consiglio anche la Duo, che è un'ottima colla che uso da anni. Queste ciglia finte e la colla mi sono state gentilmente omaggiate dall'azienda, per cui ancora non le ho mai provate, soprattutto la colla, quindi non so com'è, le proveremo insieme e vedremo come si comporta. Poi vi servono un piegaciglia e una pinzetta e basta, e mascara ovviamente. Possiamo iniziare. Come primo step dobbiamo andare a piegare le nostre ciglia col piegaciglia, quindi lo poggiate alla base e piegate le vostre ciglia naturali in questo modo. Solitamente do tre pieghe, una alla base, una al centro e un'altra sulle punte. Fatto questo, dobbiamo andare ad applicare il mascara. Io utilizzo sempre il mio Vamp Extreme e diamo un velo di mascara. Io non esagero, do giusto un velo leggero. Perfetto. Adesso vado a prendere le ciglia finte medium. Potete prelevare le ciglia ciuffetti in due modi: o con la pinzetta, in questo modo, se le ciglia non sono molto attaccate alla confezione, mentre se sono tanto attaccate alla confezione vi consiglio di tirarle con le dita a utilizzare la colla e a applicare le nostre ciglia. Quindi metto un po' di colla sul dorso della mano, su un piattino, sulla confezione delle ciglia finte, dove meglio vi trovate, dove è più comodo per voi. Prelevati i ciuffetti, come vi ho fatto vedere, dovete semplicemente intingere il pallino del ciuffetto nella colla in questo modo, e non dovete aspettare che la colla asciughi. Quindi io inizio dalla parte centrale del mio occhio per poi regolarmi un po' sull'applicazione. Quindi iniziamo centralmente e applichiamo il ciuffetto proprio alla base delle nostre ciglia, in questo modo qua. Più alla base andremo ad applicare il ciuffetto, più naturale sarà appunto l'effetto. E abbiamo fatto anche qui la rima in questo video. Procediamo ad applicare sempre le ciglia finte medie. Okay. Non vi preoccupate se all'inizio avete questo effetto un po' strano, però mano a mano che andrete a costruire le vostre ciglia l'effetto appunto cambierà. Potete applicarne una sola fila, potete poi andare ad applicare più file nello stesso punto. Ovviamente quello poi dipende dall'effetto che volete ottenere. Quindi io vi consiglio di iniziare piano piano e poi mano a mano di aumentare se non vi piace l'effetto che avete ottenuto. Un'altra qui in mezzo, vedete già che sta iniziando a prendere forma e struttura, quindi piano piano voi ve la costruite la vostra ciglia. Qui, in questo modo. Ora applico l'ultima ciglia media in questo punto. Ok, e gli date la piega giusta.
e adesso inizio ad applicare quelle un po' più corte e ad applicarle nell'angolo interno, quindi qui e voilà. Ovviamente rispetto alle ciglia a nastro l'applicazione di queste è un po' più lunga e un po' più precisa, se si vuole un bel effetto. Ovviamente c'è da lavorare parecchio, quindi non è un'applicazione che vi consiglio quando siete di fretta. Un problema, ovviamente più dritte in ordine le applicate, più bello sarà l'effetto. Non è detto che potete andare a inserire una più corta anche dietro, cioè io a volte lo faccio per andare un po' a intensificare. Mettiamo un'altra qui nell'angolo interno e le vado un po' a sistemare. Ne applico qui un'altra media e poi qui verso la fine applico quelle più lunghe. Cioè vedete, è una cosa che poi riuscite mano a mano a regolarvi voi quando iniziate a vedere un po' il risultato finale, perché così all'inizio vi sembra una cagata appena iniziate, no? Non vi piace, vi sembra brutto l'effetto, però mano a mano che andate a intensificare l'effetto è diverso. Vedete, io questo no, c'è un peletto sopra e non stavo riuscendo ad attaccarlo. Ok, perfetto, guardate già così. Cioè a me ancora non piace perché vedo dei buchetti, però di base abbiamo già delle belle ciglia rispetto a questa parte. Ora prendo quelle più lunghe, vediamo se sono troppo lunghe o se potrebbero andar bene. Sono molto molto lunghe, cioè vedete anch'io ho difficoltà ad applicare, non sono, cioè non è che mi viene bene a prima volta, cioè dovete un attimino prenderci la mano. Poi le controllate anche, fate così e controllate anche al di sopra nel caso ne state applicando una più sopra, una più sotto. Ovviamente io adesso facendo il video sono anche in una posizione un po' scomoda, non posso avvicinarmi tanto allo specchio, però se voi potete avvicinarvi allo specchio ovviamente l'applicazione sarà più precisa. E già così ragazze, guardate, rispetto qui alla mia sinistra l'effetto già è abbastanza molto bello. Ora io qui ancora vedo dei piccoli spazietti che voglio andare a riempire, quindi cosa faccio? Qui vado a mettere una ciglia media perché andarne a mettere una corta non avrebbe senso. Cercate di prenderla sempre in questo modo, non so se riuscite a vedere, quindi seguendo il verso della ciglia in modo tale che vi trovate poi bene nell'andare ad applicarla, e la applico qui in mezzo dove vedo questo buchetto e l'abbiamo coperto. Potete anche aiutarvi con il retro della pinzetta per andare un attimino a sistemarle e spingerle in questo modo, perché devono aderire in maniera perfetta, se no sembrano tutte arruffate. Qui ho un altro spazietino che non mi piace, ne vado ad applicare una più corta e la applico proprio qui dove vedo quel buchetto che non mi piace e me la sistemo sempre così col retro della pinzetta. Forse qui nell'angolo esterno un'ultima, dico sempre che questa è l'ultima ma non è mai l'ultima. Ok, che dite? Ed ecco il risultato finale. Come potete vedere non abbiamo applicato proprio tantissimi ciuffetti, però l'effetto avendo tre lunghezze è davvero molto bello. Cioè guardate il prima e guardate il dopo, cioè bellissimo, mi piace. Come colla vi consiglio di utilizzare quella nera, perché quando utilizzate quella nera andate a fare un effetto qui in base più pieno e quindi più naturale. Avendo la colla bianca ovviamente quando si asciuga diventa trasparente, per cui poi si vanno a notare dei piccoli spazzettini che io a volte vado, cioè io a volte quando mi succede, con un pennello di questo tipo angolato e un ombretto nero vado leggermente a picchiettare all'interno se vedo che ci sono degli piccolini spazzettini, quindi vi faccio vedere. Vado leggermente in questo modo, vabbè qui non è, in realtà non ne vedo, cioè non ci sono spazi vuoti, quindi intensifico giusto un po' l'angolino interno così
anche se non c'era bisogno. Al di sopra, nel mio caso, avendo usato una colla bianca, devo andare a minimizzare appunto il colore della colla. Quindi o con un eyeliner o con un ombretto nero vado a colorare la colla in questo modo, così non si nota che appunto avete applicato delle ciglia e sembrano delle ciglia naturali, perché se andate a fare una linea d'eyeliner la potete anche fare, non è un problema. Però ovviamente se volete un effetto senza eyeliner con l'ombretto potete andare a minimizzare questo piccolo distacco senza avere una linea d'eyeliner. Ultimo step che io faccio per rendere l'effetto ancora più voluminoso: applico sotto nella rima ciliare superiore interna una matita nera, questa la Pink Muse di Pupa, e vado così in questo modo, ecco, e voilà. L'applico anche nella rima inferiore in questo modo, e per completare la sfumo leggermente nella rima inferiore in questo modo, che non mi piace avere la rima la matita netta definita nella rima inferiore, ok, e per completare applico un velo di mascara sulle ciglia inferiori e voilà ragazze. Ecco qua ragazze, questo è l'effetto completo totalmente, cioè anche con mascara e matita. Ovviamente potevate lasciare anche solo le ciglia superiori senza matita all'interno, però ho voluto farvi l'effetto completo e non l'ho applicato qui nella parte sinistra in modo tale che possiate vedere la differenza, perché secondo me è notevole ed è anche molto, cioè io ho fatto un effetto bello carico, però ovviamente applicando meno ciuffette avete un effetto naturale, ma vi assicuro che da vicino sembra, cioè è assurdo come sembra naturale, anche se è molto folto, diciamo che nessuno ha queste ciglia naturalmente. Ricapitolando brevemente quello che abbiamo fatto in modo tale da fare un piccolo recap: come primo step abbiamo piegato le ciglia con il nostro piegaciglia, successivamente abbiamo applicato un velo di mascara, dopodiché abbiamo iniziato ad applicare le nostre ciglia finte a ciuffetti. Io le possiedo in tre dimensioni, oppure potete prenderle quelle che secondo voi siano, se non ne trovate di tre dimensioni, quelle che secondo voi non siano né troppo lunghe né troppo corte, oppure come vi dicevo prima ci sono quelle di Essence che all'interno della stessa confezione avete tre misure diverse, perché sembra che io ne abbia applicate tantissime, ma in realtà ora vi farò vedere non ne ho applicate molte, però l'effetto già così è super pieno, io non andrei ad applicare ulteriore ciglia. Prendere, vi faccio vedere, la ciglia in questo modo e poi così riuscite ad applicarla dall'alto e a dargli la giusta inclinazione. Iniziate dalla parte centrale con quelle medie e mano a mano, anche se all'inizio vi sembrano troppo lunghe, mano a mano sviluppate la vostra ciglia verso l'esterno, con l'esterno applicate quelle più lunghe e nell'angolo interno quelle più corte. Credo di aver detto tutto, se ho dimenticato qualcosa comunque ve la lascio scritta nell'info box, fatemi sapere cosa ne pensate di questo effetto, se vi può piacere o meno. A me devo dire che non mi dispiace, mi piace tantissimo, anzi trovo che sia un'ottima soluzione perché è molto leggero sull'occhio, non sentite quasi niente. Io ho applicato, vi faccio vedere, ecco cosa dimenticavo, di farvi vedere quanti ciuffetti ho applicato in modo tale che possiate capire più o meno per occhio quante ne servono, e calcolate che 5-6 li ho persi un po' per strada, quindi togliete 5-6 ciuffetti e questi sono quelli che ho utilizzato, quindi effettivamente non ne servono tantissimo ad occhio pur avendo un risultato così evidente. E niente ragazzi, spero davvero di cuore che questo video vi sia stato utile, ripeto, se non avete visto il video precedente in merito alle ciglie a nastro, quelle classiche, ve lo lascio sempre qui nelle schede. Ovviamente questo, ripeto, è un metodo un po' più lento che vi richiede più tempo, ma che secondo me ha un effetto, si può avere diciamo un effetto modulabile, un po' più naturale, un po' più vistoso come in questo caso, ma sempre naturale. Fatemi
sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto, qual è la vostra tecnica, se avete consigli da darmi, perché comunque possiamo sempre imparare e crescere insieme. Io non sono una professionista, per cui questo è il mio metodo casalingo, se si può dire così. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate in merito a questa mia applicazione e quali sono i vostri consigli. Io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!